abbiamo perso in tutto l'arco del campionato soltanto 2 set. Abbiamo sempre vinto, addirittura qualche partita stravinto pure. È un anno bellissimo, sono state 30 settimane di duro lavoro che ho fatto insieme alla società, allo sponsor, alle ragazze, che manca a fare apposta tutte le ragazze di Venafra che ci hanno dato veramente il massimo durante tutti gli allenamenti, le partite. Quindi è stata veramente una stagione esaltante sotto tutti gli aspetti. È uno degli anni che ha consacrato il massimo dell'espressione dei settori giovanili, perché questa mia avventura è partita ora, ho accettato soltanto le basi, ora dobbiamo ancora andare avanti, c'è tanta strada da fare. Chiaramente bisogna migliorarsi tutti quanti e crescere ancora di più rispetto a quello che siamo. Posso solo dire che oggi siamo nel Molise, l'unica squadra che forse ha vinto qualcosa e anche in Venafro. Dobbiamo essere orgogliosi perché siamo l'unica squadra che ha vinto qualcosa. C'è un grande campionato che tale dall'inizio alla fine senza mancare nessuno, ma io direi per ora ci vediamo questa bellissima vittoria. Poi già abbiamo un appuntamento con la società per vedere e gettare le basi per l'anno prossimo. Poi in base a cosa vogliamo fare, quindi gli obiettivi che si prefiggono la società, ci muoviamo di conseguenza. Però per ora ci vediamo sta bellissima vittoria che veramente è da mettere negli annali non solo della società Volley AXA Venafro, ma metterla negli annali di Venafro come città.